Molto spesso noi rileviamo, noi tutti rileviamo ai lati delle nostre strade abbandoni di rifiuti che deturpano il paesaggio e procurano anche malessere nella cittadinanza. Questo comporta due tipi di danno. Oltre alla deturpazione dell'ambiente, vi è anche la sopportazione di costi importanti per la pulizia, la rimozione dei rifiuti, il recupero o lo smaltimento di questi rifiuti e il ripristino dei luoghi. È difficile, se non impossibile, risalire l'autore dell'abbandono. Cerchiamo di utilizzare anche i nostri sistemi tecnologici per videocontrollo del territorio. Abbiamo circa 200 telecamere e con queste telecamere riusciamo anche a rilevare le targhe dei veicoli che transitano su queste strade. Altre volte dobbiamo armarci di buona volontà e utilizzare le mani e andiamo a rovistare tra i rifiuti per vedere se troviamo qualche indizio che possa portarci a risalire all'autore dell'abbandono. La legge, all'articolo 192, infatti, prevede come violazione l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo. Molto spesso le falde si trovano pochi metri sotto il livello del suolo e quindi l'abbandono dei rifiuti, specialmente quando si tratta di rifiuti tossici o nocivi, può determinare grave inquinamento delle falde acquifere. E ciò si ripercuote evidentemente sulla nostra salute. Non ci si pensa, ma molte delle cose che si buttano via procurano insomma gravi danni all'ambiente e alla salute. Quindi noi dobbiamo in ogni maniera cercare di contrastare questo triste fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Ci sono delle sanzioni previste dal codice dell'ambiente, sanzioni da 300 fino a 3.000 euro, e dobbiamo anche verificare se da parte del proprietario del terreno vi sia una compartecipazione nella responsabilità, cioè se abbia fatto tutto il possibile questa persona per evitare il versamento dei rifiuti. L'obbligo di segnalazione ce l'hanno tutti i cittadini, perché tutti i cittadini, come detto, vengono danneggiati profondamente da queste situazioni incresciose. Quindi tutto questo viene fatto a spese dei cittadini, perché il comune è l'insieme dei cittadini. Per cui, come detto prima, il danno è duplice. Ci troviamo un ambiente degradato e dobbiamo provvedere a spese nostre al recupero, allo smaltimento dei rifiuti, alla pulizia, al ripristino delle aree. Invito quindi tutti i cittadini a segnalare